A volte, come nel caso di Misano, il calcio è talmente atroce che per digerire un pareggio come quello col Faenza ci vorrà del tempo. La squadra di casa gioca la partita senza timore, anzi crea le occasioni più limpide del match, come dimostra questo scambio in avvio di gara tra Damo e Gravina. Ruffilli ci mette una pezza, duello che si rinnova poco dopo. Gravina, dalla sua mattonella preferita, chiama nuovamente la risposta all'estremo ospite. Laro questa volta pesca sul secondo palo Gravina, palo bello al centro dell'area di rigore con conseguente colpo di testa di Mazzoni fuori misura. In contropiede Faenza prova a reagire, Tuzio viene stoppato sul più bello. Nella ripresa il Misano passa, lancia a cercare Traini che fa da sponda, conclusione a cura di Mazzoni ribattuta sul piede caldo di Laro che sigla così il tap-in vincente. La replica ospite, discesa di Giordumi, palla al centro, salvataggio in extremis della difesa misanese che vale quanto un gol. Dall'altra parte il tiro di Tonelli viene bloccato in due tempi da Ruffilli. Prima del 90esimo Giordumi si divora l'occasionissima del pareggio, grande intervento questa volta di Navarro Montoya, figlio d'arte. Ma in pieno recupero il Faenza giunge al pareggio con un'altra azione rocambolesca. Il pallone passa in mezzo all'area di rigore giungendo a Giordumi, tiro a botta sicura respinto sulla linea di porta e sulla ribattuta arriva la girata vincente a cura di Benini per l'1-1 finale.